Bella a tutti ragazzi e bentornati al mio canale, oggi siamo qui con un nuovo video di Rotus Hunter numero 3, se non erro, ho perso pure il conto da quanto tempo non lo faccio. Ho trovato subito il punto, lo spot per farlo, perché ci avevo messo 7 minuti a trovare uno spot, 7 fottuti minuti che non mi ricordavo il posto. Ed è proprio questo, andremo a fare impennata backflip e ci attaccheremo col manubrio sulla ringhiera. È una cosa abbastanza difficile, ma anche troppo difficile, anche perché come vedete adesso devo sprecare un minuto della mia vita per andare a prendere la bici che sta qui sopra. Ok, la bici l'ho presa. Allora, andiamo subito a provare l'impennata. Questo pezzo di merda allora, però vediamo un po' di combinare qualche cosa di sensato. Walking, non lo fa. Oggi è troppo rincoglionito questo personaggio, cioè oggi si è fatto di qualche cosa, perché non è possibile che tutti i comandi che gli dico di fare lui non li fa. Che cazzo fa? Oh, oggi è rincoglionito sto gioco, oggi proprio si è fatto di troppe sostanze che non si doveva fare, perché è una cosa ingestibile, è una cosa troppo ingestibile, non riesce a fare i comandi che gli dico io. Devi salire le scale velocemente. Un personaggio normale, almeno perché questo gioco a quanto pare non è realistico, corre sulle scale se vuole salire velocemente, corre, non è che cammina. Madonna. Ho messo pure... Ah, ecco il cog. Ma così è un idiota di brutto. Pezzo di minchia. No, non mi dire che è successo ciò che è successo, che non doveva succedere. Cos'è? Dai! Sei incastrato! Pezzente, dobbiamo chiamare il meccanico, pure la polizia. Che cazzo fa? Ma cos'è questa roba? Ma cos'è? Non... Oggi è ingiocabile, oggi succede tutto su questo gioco. Anche col bones, questo uscirà un video che non dovrà assolutamente mai uscire sul mio canale, ma che purtroppo mi uscirà. Road to Stunt numero 3, finito male, finisce proprio epico. Cretino oggi. Allora, in 13 minuti, anzi 14 proprio ora, non sono riuscito a concludere ancora una beata minchia, oltre che fail su fail, poi la spiaccicata contro l'albero, contro il palo della luce, così inaspettata, proprio epico, pauroso è stato epico. Allora, un po' quando tu cerchi di fare una cosa, in quel momento non ti riuscirà mai, però quando... l'andrai a fare, così succede quando registri ogni cosa, tu quando registri ogni cosa non verrà mai fuori, quindi dovrò mettere tipo una registrazione automatica che dura all'infinito, dove tu non te ne accorgi, magari poi uscirà quello che cercherai di fare, perché oggi poi fate la ruspa fuori che sta facendo un casino bestia, io spero vivamente che non si sente. Pezzente, devi stare su. Due civili, figlio di puttana. No, non sparo perché sennò viene la polizia. Dalla fortuna che c'ho, arriva la SWAT, te ne rivendono a fanculo. Civile di... è schiattato lì.
ha lasciato le chiappe sul muro. Guarda che striscia, proprio c'è scagazzato sopra, eh. Felice di aver fatto questo, però tu dovevi rimanere sopra, dovevi far finire di far lo slide. Non puoi scagazzare sulle pareti. E ora rimbalza. Questo verrà proprio un Road to Stunt 3 finito male. Cioè proprio che titolo. Quindi ora tu, da brava persona che sei, gioco Rockstar GTA, pezzo di merda, mi fa fare lo stunt. Madonna, da brava persona che sei, mi devi far fare questo stunt. Pezzo di merda, guardalo che cade. Sarà per via della ringhiera? No, ma non è via della ringhiera, perché attaccare si attacca. Però cade, che quando uno ha la madre un po' zoccola, è questo. Poi non dite che sto gioco è una merda, perché stava riuscendo. Non dite che poi sto gioco è una merda. Un'altra cosa che è sicuramente un aggiornamento automatico, qualche cosa del cazzo che hanno fatto in questi giorni. La visuale quando ti metti in start. La visuale, come avete visto prima, non si era visto più un cazzo. Stessa cosa prima per fare una gara stunt, dove bisognava fare gli slide e passare sotto a un oggetto, a un muro. Si metteva la visuale di merda, in modo che tu non potevi calcolare la misura del sellino in base all'altezza che bisogna avere per appunto mettersi in hipster, come ho spiegato nel tutorial che dovete andare a vedere. E devi avere un'ampia visuale per vedere un po' dove sto pezzo di merda cade. No, scherzo, dove vedere un po' quando bisogna inclinarsi, quanto bisogna inclinarsi per l'hipster slide. I pezzi di merda hanno cambiato la visuale. Cioè non vedi più, lui è appena impendi per metterti in hipster, la visuale tipo tenta a guardare verso l'alto. Che cazzo guardi in cielo, mi chiedo. E quindi ci metti anche il doppio del tempo a metterti in hipster, pure di culo di venire ora. Adesso sta cosa proprio, io non capisco se, allora fanno gli aggiornamenti per rovinare i giochi ogni volta. Sicuramente qualche aggiornamento automatico che hanno introdotto, che sono quelli che non te ne accorgi, che però sono proprio silenziosi. Non sono pezzenti, sono dei pezzenti. Stai zitto, poi io non capisco questi qui che devono chiamare ogni volta. Però a metà mi è venuto il cazzo di slide. Il problema è che avete visto anche voi che era visuale. In teoria si doveva girare in modo che lo vedevo di schiena, cioè il muro che davvero fa pietà. Sì. Pezzo di merda! Pezzo di merda! Mica, mi viene voglia di entrare nel gioco e farci una rissa con questo personaggio. Lo slide è venuto, però il pezzo di merda che ha fatto, da stupida figlia di puttana persona che sei, è andato a ammazzare! È caduto! Proprio figlia di puttana! Ed era venuto lo slide, ed era venuto! Comunque ci farò un tutorial su sto slide, userò direttamente questo perché è un po' caso raro che sia venuto. Ci farò un tutorial e vi spiegherò come eseguirlo. Infatti, se questo video lo fate arrivare subitissimo a 50 mi piace. Stavo dicendo 50.000 mi piace, però ho detto no, non sarebbe così importante. Non sono in realtà, Thanos. Se questo tutorial, sì, che se mi fa ancora. Se questo Road to Stunt lo fate arrivare subito a 50 mi piace, quindi dovete condividerlo per lo stunt che ho fatto. Perché non è difficile, anzi, è difficile perché poi, come ho spiegato, la visuale è talmente più di troia che è diventato sto gioco che è cambiata. Vi porto subito immediatamente il tutorial. Adesso vedete, come vedete, si stacca. Dopo che ho imbrattato tutto il muro, io voglio 50 mi piace. Sono pochi, lo so, ma purtroppo sto facendo il barbone dei like che devo farci. Una volta ne facevo un pochettino di più, già dire 100 mi piace suona meglio, però non ci arrivo più a quei numeri. È arrivato pure l'Underblar, attenzione, questo muretto è proprio fantastico dopo che l'ho imbrattato di insulti e di sangue. Voglio appunto tantissimi like, dovete condividere questo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella!